Ciao Gaia! Charlotte, non è mai vista venuta. Allora, mi ha scritto Leonardo che sono a casa tua vecchia con Linda per fare tipo una roba di scuola, a scuola, non lo so. E mi hanno detto di non dirti niente, però te lo volevo dire per... capito? Oddio, quindi loro sono a casa mia vecchia? Sì. Ma loro non possono stare lì, io quella casa la devo mettere in affitto, forza, andiamo piani! Vai. Ok, tanto quel casino. Sì. Ma sei scema? Ma non è... Cosa hai appena detto? No. Ma ti sembra una cosa di dire riguardo immediatamente dal preside? No, scusa. Lo mangeremo. Dai, forza, andiamo Gaia, perché io ho un'idea. Ok. Non ci posso credere, Linda ha buttato fuori anche il mio divano, ma non ho parole. Ma poi perché, cioè... Senti, facciamo così. Te entri adesso a casa, io chiamo i rinforzi, Leonardo, Moro e Alex, lascia stare. Tu entra dentro, io aspetto qua loro, ora li chiamo, va bene? Ok, vado allora. Stai attenta. Ciao ragazzi. Finalmente sei arrivata, forza, ti trovo. Leggermente in ritardo dovrei dire, Gaia. Abbiamo la nostra merenda. Prendi. Iniziamo con la prima domanda per passare il mio esame. Se ve lo ricordate, quando vi è venuto il vostro brufolo più grande, il giorno, voglio sapere. Come faccio a saperlo io? Esatto. E allora schiaccia questi brufoli. Io? Non hai risposto alla domanda? No, non ci faccio proprio. Veloce, se no ti porto dal preside. Oh, va bene. Allora... che schifo. Linda, mai più una cosa del genere, per favore. Allora non siamo sicuri se passerete il vostro esame o no. Visto che non rispondete alle mie domande. Lo so io. Sai così vi metto il voto? L'ultimo è stato il 26 febbraio quando mi ha finito il ciclo. Ma sei sicura? Sì. Stai zitto! Non ho chiesto a te! Ciao ragazzi, allora vi ho detto di venire qua perché Linda è entrata dentro casa mia vecchia insieme a tutti gli altri ragazzi per fare la sua scuola. Senza permesso. Esatto, senza permesso. Quindi avete portato le cose che vi ho detto? Sì, ovvio. Perfetto. E le manette. Perfetto. Andiamo a riprenderci casa tua. No. Sì, esatto. Leonardo, vedo che tu sei molto spiritoso, adesso tocca a te rispondere. Il mio ultimo brufolo? Aspetta, fammi pensare, ci devo pensare bene, sai che... non me lo ricordo, ma devo rispondere ancora? Dipende. No, scusate, cosa sta succedendo qua? Stai zitto, ma... non ho chiesto la tua opinione. Ma sono affari tuoi, vero Linda? Sì. Dai, basta Leonardo. Tranquilla, qua è tutto normale. Poi non vedevo l'ora di passare un po' di tempo con te. Adesso direi che facciamo una pausa, vero Linda? No, non sono messe pause. Una pausa? Adesso è ammessa? 5 minuti. Ma... Hai qualcosa da ridire? No, non ho niente da dire. Vieni, forza, godiamoci questi 5 minuti di pausa. Una cosa, ma vuoi metterti con me? Ci vogliamo riprovare? Ci devo pensare. Allora, adesso noi busseremo qua alla finestra. Sì. Entreremo dentro e tu legherai Linda e tu invece la manetterai e la metteremo giù nel letto. Perfetto. Vai, okay. Lo sto. Vai. Perfetto. Mi sembra un bel piano. Busso. Vai. Come ci devi pensare? Dai, ragazzi, sì o no? La pausa è finita, ritornate ai vostri posti. Già. C'è qualcuno che sta buzzando di qua e non sto capendo, quindi andate ai vostri posti. Chi è che non smette di bussare? È Charlotte. Cosa sta facendo? Linda, mi devi dirti una cosa, aspetta un secondo. Linda, aspetta, no, cosa volete fare? Linda, aspetta. Cosa stai a dire? Forza, legatela! Cosa state cercando di fare? No, toglietemi questa cosa, dai, smettetela! Cosa? Linda, stai ferma! La potete smettere? Così adesso impari! Smettetela! Cosa è casa mia quando non hai il permesso, ok? Adesso... Chiudi! Mettili le manette, forza! Vai, la tengo io! Smettetela! Vai, non vai! Sei... Cosa state cercando di fare? Chiudi! Non ci devi fare, no? Linda, divertiti a stare là sotto, ok? Dai ragazzi, abbiamo fatto un buon lavoro. Andiamo. Bene, ora andiamo a buttare fuori anche te. Vai. Ciao ragazzi. Ciao. Ah, ecco dov'è la Tommasino, con Noemi. Ciao. Ecco perché non sei venuto in vacanza con me. Beh, sì, lei mi tratta molto meglio. A differenza tua. Immagino. Già. Bene, da questo momento questa scuola, la scuola di Linda, non esiste più. Questa è casa mia ed è ancora casa mia. Sì, quindi... e dove sarebbe Linda a proposito? Venite con noi, vi facciamo vedere dove è finita. Va bene.
Linda è esattamente qua dentro. Finalmente avete aperto! Qua ho trovato tutti i diari segreti di Charlotte, dove possiamo trovare tutti i suoi segreti. E in più questa scritta, scritta da lei. Ti amo, Alex. Brava, ragazzi, Charlotte. Non l'ho scritto io, è ovvio che l'ha scritto Linda. Guardate, c'è anche il rossetto qua. Ah, sì? L'ha scritto Linda. Voi mi avete mandato qui dentro, io non ho fatto nulla. Io mi fido di Linda, non l'ha fatto lei. Anche ragazzi, ma l'ha scritto Linda, ma siete folli. Ma legata. L'ha fatto per Ripica perché l'abbiamo legata dentro. Dai, ma se era legata non poteva scrivere. Quindi ti piace Alex? Beh, le prove ci sono, quindi... Chi è che sta mentendo? Charlotte, ovvio. Io farei un rituale della verità, così vediamo se Charlotte ha ragione o meno. Esatto, sì. Però prima slegatemi. Tutto a posto? Sì. Ok. Non l'ho scritto io. Sì, non ti credo neanche. E poi dovevo venire in vacanza con te, giusto? Beh, rituale della verità. Forza. Che roba. Iniziamo il rituale. No, Linda, dai, tanto non funziona e non ti credo. Non devi credere a me, devi credere al libro del potere. Ah, allora. Il rituale consiste nel Charlotte in mezzo alla stella, Leonardo Moro a destra e Alex a sinistra. Te devi mettere questa maglietta. Ok, capo. E voi nel frattempo potete mettervi le bende. Sì, aspetta, io devo dire una cosa. No, no, sì. Ok. Noemi, ma te conosci bene Alex? Sì. Ok, potresti dargli questi biglietti per andare in discoteca insieme? Così almeno facciamo una bella figura, capito? Ti piace, eh? È carino, ci sto. Va bene. Andiamo, dai. Siete arrivate, mettetevi questa benda. Il mio libro dice che voi dovete girare intorno a loro tre dicendo Ustata. Ustata? Sì, con la benda sugli occhi. Va bene. E quando dirò stop, Charlotte dovrà mettere questa maglietta a chi vuole che sia il suo migliore amico. E l'altro sarà il suo fidanzato e si baceranno. Ok, la maglietta è qui. Sì? Ok, perfetto. Iniziamo? Sì. Ok. Possiamo cominciare? Va bene, quindi... Ustata, 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 ustata. Ustata, 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 ustata. Cosa? Cosa sta succedendo? Si stanno baciando, Gaia e Alex! Cosa? Si stanno baciando! Veramente, Gaia? Veramente? Questo? È per la discoteca. Ah. Potete andare insieme? Ma che schifo è sta roba? Ma dai, ma sei serio? Senti, facciamo una cosa. Cosa stai facendo? Cosa fate? Niente, nulla. Che stai facendo, Tommaso? Fidati di me, ferma. Tommaso. Fidati di me, basta. Bisogna scappare da qui, ok? Vai, salta. Ok, ci siamo. Oh mio Dio! Fatto. Dove hai trovato questa cosa, scusami? L'ho rubata. Ti dirò appena possibile da chi. Vieni. Io ci sono già stata qui con Leonardo Biondo, però. Ah, e questo... dov'è che usciamo? Me lo spieghi ora? Perché mi hai portato qui? Potevamo scappare semplicemente. Bisogna anche nasconderci, sennò ci trovano. Tu, se conosci il posto, sai più o meno dove andare? No, è... Ci sono stata 2 anni fa, ora c'è tutta l'erba, non c'era prima. Allora continuiamo ad andare avanti. Proviamo ad andare avanti, sì. Sono spariti, non ci sono più, dove sono andati? Ma di nuovo andate via con Charlotte. Erano lì fino a... Scusa, ma te cosa pensi di fare? Sentite, io so dove porta quella cosa, sì, 2 anni fa. Sai, giuro, sai. 2 anni fa ci sono stata anch'io in quel posto, veramente. Dove ti ha portato la collana? Dai, venite con me, per favore. Andiamo in questo posto. Forza. Andiamo. Andiamo anche noi. Ma dai. Ok. Di là non c'è uscita. Come no? E nemmeno di qua, ci siamo stati finora. Non c'è nessuna uscita. Tommaso, dove mi hai portato?
Non lo so, pensavo che era un'idea intelligente, ma... Idea intelligentissima, teletrasportarci in un fiume così a caso, che non vedo da più di 2 anni. Vabbè, ma te appunto avevi detto che lo conoscevi. Charlotte, dove stai andando? Charlotte, mi puoi aiutare? Mi sono incastrato. Sì, arrivo Tommaso, aspetta. Ma dove stai? Charlotte, aiutami, per favore. Charlotte, dove grazie. Sei? Forza. Questi sono per te. Ciao belli. Che ci fai qua? Sono venuto a salvarti. Ti ho visto. Sì, ma sta arrivando Tommaso in questo momento. Andiamo via. Che fai? Leo! No! Charlotte, dove sei? Aia! Charlotte! Ok, ce l'ho fatta. Dove? Ok. Dove è andata? Non ce la faccio più. Ok. Ragazzi, qualcuno mi può aiutare? Sono qua! Sono qua! Ragazzi! Piano! No! Lasciami! L'Alex! Lasciami! Vai, l'ho preso! Leo! Lasciami! Guarda, vai, vai. Dove siete? Ciao! Fermi! Lasciatela! Certo, mi sono rotolato nel fango, ho rischiato la mia vita e adesso pure uno schiaffo. Ovvio. Io non ci voglio dire. Sì. Ora ci penso io. Vai dentro. Vai dentro. Vai dentro. Vai dentro. Vai dentro. Vai dentro. Dicevi che ci stavo tanto bene, ora ci sarai te qua sotto. No. Forza. Pisciate. Fate spazio. Ora stiamo un po' qua sopra, eh? Sei comodo? Io ci sto benissimo. Anch'io. Silenzio, amore, silenzio. La padre Charlotte diceva che ci si stava tanto bene lì sotto. Già. Ora ci sta lei. Giusto.